alla luce della crisi economica che rende sempre più difficile la convivenza tra popoli e identità, come giudichi oggi la condizione della destra e la rinascita delle destre in Europa? Io direi che ormai è un ventennio che assistiamo a questo fenomeno di crescita che si è accelerato negli ultimi anni proprio dentro la crisi economica. Ma quando parliamo di destre dobbiamo sapere che diverse sono le famiglie delle destre. Vi sono le famiglie populiste, vi sono le famiglie ipernazionaliste, vi sono gli etnoregionalisti, fino al nocciolo duro che in questi ultimissimi tempi danno anche loro segni di crescita e quindi di preoccupazione, cioè il circuito neonazista, che anche nelle ultime elezioni politiche in Ungheria, con Jobbik che si è attestato sopra il 20% e con la prospettiva a livello europeo di una formazione come Alba Dorata, che è neonazista in Grecia, di attestarsi sopra il 7%, ti dice e ci dice come in realtà tutte le destre stanno crescendo e stanno crescendo dentro la crisi economica. Sono tutti anti-Unione Europea, anti-euro e quindi cercano da quel versante di cavalcare il disagio e interpretare i problemi che la crisi ha creato e ha costruito. Questo interroga sulle mancanze, i limiti delle sinistre europee, compresa quella italiana, perché se c'è questo spazio è dovuto a un'insufficienza e a una incapacità da parte delle sinistre di svolgere quello che è sempre stato il loro tradizionale lavoro di rappresentanza dei ceti popolari. Io parto dal presupposto che le politiche di austerità portate avanti in questi anni hanno fatto stare peggio, molto peggio, hanno aggravato la crisi percepita dalle fasce più deboli della società e dei paesi europei. Quindi in questa condizione di crisi delle popolazioni più deboli, in cui studenti, pensionati, lavoratori sono stati depredati dei loro diritti e del loro potere d'acquisto, l'estrema destra ha un terreno molto fertile e molto vantaggioso per poter far crescere le proprie parole d'ordine forti, le proprie finte proposte per uscire da una crisi che loro non hanno un vero interesse a contrastare, perché loro costituiscono, come spesso viene definito anche da autorevoli esponenti di sinistra a livello europeo, la ruota di scorta della borghesia e del potere dominante finanziario, perché loro scompartimentano e spezzettano l'opposizione sociale che potrebbe coinvogliarsi maggiormente, più in forza, in maniera più credibile sulle forze di estrema sinistra, su quelle di sinistra che vogliono contrastare realmente mettendo in discussione le politiche di austerità, e loro spezzettando questa opposizione sociale rendono favorevole il terreno invece per le forze che vogliono perpetrare le politiche di rigore fiscale, le politiche di massacro sociale nei paesi dell'Eurozona. Diciamo che rispetto a questo argomento gioca molto la mia appartenenza al popolo rom. È un popolo più discriminato in Europa, sono 12 milioni di persone che vivono in condizioni veramente non accettabili per una società civile. Nelle nostre comunità c'è 93% di disoccupazione, solo 3% delle persone rom o sinte superano 63 anni di vita. Quello che io porto come la mia battaglia è una specie di auto-organizzazione e di reazione del mio popolo rispetto a quello che gli sta succedendo. Una rinascita delle forze xenofobe e razziste in Europa e la possibilità che queste forze arrivino al Parlamento europeo in grande numero. Quello che c'è stato negli anni 30 in Germania, noi lo portiamo sulla nostra pelle, no? Però penso che abbiamo raggiunto un livello di civiltà tale e di democrazia di poter reagire, però dobbiamo farlo adesso, subito, in questo momento, e questo lo devono fare tutte le persone, tutte le forze politiche, tutti i movimenti che in qualche modo hanno nel loro DNA la libertà, la democrazia, la solidarietà, questi valori. Tu ti presenti nella lista Tsipras, cosa si propone la lista Tsipras in Europa, oltre che per sconfiggere il problema del razzismo e delle destre sul piano economico? Le due cose ovviamente sono collegate. Allora, io
parto da una cosa che sembra uno slogan ma che ha tutto un disegno politico e programmatico dietro, che è quella di cancellare il fiscal compact, che produce tagli al sociale a livello maggiore e incrementale nei nostri paesi dal 2016 in poi, e sostituirlo con un social compact che posi su due gambe solide, che siano quelle del rafforzamento e anzi dell'espansione dello stato sociale acquisito dagli anni 60 e 70 in poi nel nostro come in altri paesi, e poi quello di puntare alla piena occupazione tutelata, garantita, contrastando le delocalizzazioni interne alla zona europea e contrastando anche per mezzo dell'introduzione del reddito minimo di cittadinanza il fattore della povertà dilagante e dell'emarginazione sociale che ormai nella zona europea ha raggiunto il 25%, in Italia il 29%. Alle elezioni in Italia recentemente si è presentata una formazione che appunto si chiama Casa Pound, non ha avuto un grande risultato, però tu come spieghi la possibilità di questo soggetto di candidarsi e qual è l'escamotage che gli permette di fare questo, visto che la nostra Costituzione in realtà vieta, no, la ricostituzione di un partito fascista, anche se Casa Pound non si dichiara ufficialmente, no? La Costituzione vieta la ricostituzione del partito fascista attraverso la 12ª disposizione transitoria, ma poi vi sono leggi, l'ultima delle quali è la legge Mancino del 93, che introduce il reato anche in Italia di istigazione all'odio razziale, etnico e religioso. Sono leggi che le istituzioni non perseguono, la magistratura con sufficienza non intende portare avanti, vi è una destra che li copre, e quindi il problema è che nel nostro paese si dovrebbe il tutto riportare alla volontà, o meglio alla non volontà politica, di affrontare queste questioni. Questo nel contesto di una storia lunghissima, dal dopoguerra ad oggi, in cui i fascisti sono serviti per la guerra fredda e la lotta anticomunista, e in cui i fascisti sono stati, come dire, stati uno strumento utile. E quindi veniamo da una storia lunga di un paese che non, proprio per la guerra fredda, non ha coltivato una memoria condivisa, e quindi non avere una memoria condivisa sulla resistenza e il fascismo, essendo stato teatro di guerra fredda e di lotta anticomunista in cui i fascisti servivano, ci ha portato fino ad oggi con delle destre istituzionali indecenti e delle istituzioni che non sono all'altezza della Costituzione e delle leggi ordinarie. Penso che se c'è un momento per unirsi, per organizzarsi, e questo lo dico come popolo rom, ma lo dico come sinistra europea, se c'è un momento per riunirsi e provare ad essere uniti e fare da contrapeso della lotta a questi movimenti, è adesso.